dal mese di marzo, eccolo qua, questa praticamente è l'operatività che io ho svolto dal mese di marzo sul Bund con operatività 4.2, quindi dal 22 di marzo ho incominciato ad effettuare l'operatività sul Bund e quindi coerentemente con quello che è la metodologia sull'operatività 8-4-2 giorni, ho incominciato a studiarmi praticamente quello che è il Bund. Questo praticamente qui, quello che ho fatto vedere prima, è un ciclo intermestrale che sembra essere partito abbastanza bene. Qui è un mensile dove io ho incominciato a tradare il mensile a partire da questa data. Dal 22 di marzo, più o meno, sì, più o meno qui ho cominciato a lavorare praticamente il DAX, seguendo quelli che poi sono gli strumenti che ho a disposizione, come gli indicatori, come il DNA, come le mappe, diciamo, dei volumi. E l'ultima operazione che ho fatto è stata l'altro giorno, dove praticamente qui da un punto di vista volumetrico avevo praticamente era un setup long, e quindi ho effettuato queste, eccole qua, queste praticamente due operazioni dove sono andato a prendermi praticamente dei long qui, dei setup long con l'8-2 e li ho chiusi subito stamattina perché subito sono andati a target. Sono entrato in questa condizione, in questa situazione, e stamattina ho chiuso praticamente quella che è stata praticamente l'operatività. Come in passato, qualche giorno prima, settimana scorsa, qui praticamente ho acquistato per la ripartenza di un mensile, cioè mi trovavo in pratica in questa zona qua, in questo contesto qui. Ho praticamente acquistato con il massimo dell'otto, l'8-3, quindi con tre praticamente lotti, e li ho chiusi qua. Ho effettuato degli short di ripiego, di respiro, coerentemente sempre con la logica volumetrica, e poi dei long. Quindi il risultato poi, insomma, di tutta questa, diciamo, di questo mio discorso su quello che è l'operatività sul DAX, praticamente è questa qui. Cioè, ho effettuato a partire dal 22 di marzo questo tipo di risultato. Ovviamente ci sono stati anche degli stop, diciamo, presi, però diciamo che il risultato non è malvagio per un mese più o meno di operatività. Questo praticamente lo si può vedere anche da qui, vediamo se esce, se lo riesce. Ecco qui, questo praticamente è un po' l'equity, praticamente dove ho avuto dei loss, praticamente degli stop presi in protezione, o comunque degli stop loss, chiedo scusa. E un saluto a tutti.